Come trasferire in maniera semplice e veloce foto, video, documenti e altro dallo smartphone Android al PC o viceversa. Ciao, benvenuto o benvenuta in questo nuovo video, sono Matteo Orlandi e oggi torniamo ancora a parlare di come trasferire foto, video, documenti e altro da un dispositivo, da uno smartphone, quindi al PC, cosa che può essere utile in tante situazioni per liberare la memoria, per spostare le foto, i video e tanto altro ancora. Ne abbiamo parlato già in tante situazioni qui sul canale, abbiamo visto come trasferirle col cavetto USB, come trasferirle con condivisione delle vicinanze, quindi senza cavo, oppure come farlo con Google Foto. Comunque ti lascio playlist qui sopra e anche in descrizione. Oggi vediamo un nuovo metodo, non nuovo in quanto recente, ma che non avevamo ancora esplorato, ed è il metodo che funziona tramite questa qua, tramite una micro SD, la schedina, la classica cosiddetta schedina di memoria che andiamo a utilizzare solitamente nei nostri smartphone. Infatti la maggior parte di smartphone Android, tranne alcuni modelli, ha la possibilità di ospitare una micro SD, ovvero un'espansione di memoria, una scheda di memoria che permette di aumentare la capacità dello smartphone. Infatti ci sono schede ormai da 64, 128, 256 giga che permettono di, in certi casi, duplicare o anche di quadruplicare la capienza di memoria originale dello smartphone. E la comodità è che quando questa scheda è inserita, poi lo vediamo direttamente, vediamo come si fa e vediamo anche come si sposta, possiamo comunque andare a scattare le nostre foto, realizzare i nostri video, tutto quanto, e farli già sulla scheda. Per cui quando poi noi prendiamo la schedina, solitamente è ospitata nello slot dove è presente anche la SIM, la scheda di memoria, c'è un carrellino che ospita tutte e due, ma questo dipende poi dagli smartphone, adesso andiamo a vedere direttamente. Però semplicemente la prendiamo, la trasferiamo sul computer e andiamo a scaricare tutti i nostri tutte le nostre foto, tutti i documenti, tutto i video, tutto quello che abbiamo messo sulla nostra schedina. Come si fa poi a trasferire tutto quanto? Semplicemente possiamo prendere la nostra schedina SD e metterla in un adattatore che permette poi di poter leggere questa scheda sulla maggior parte dei computer portatili, ma esiste anche l'adattatore fatto, adesso poi lo vediamo, fatto a pendrive, quindi con una pennetta USB la mettiamo all'interno di questa pennetta e la leggiamo su qualsiasi dispositivo, su qualsiasi computer, in maniera molto molto semplice. Per cui adesso andiamo a vedere tutti i vari passaggi, ovvero sia lato hardware, come prendere la schedina, come inserirla, come fare tutto, sia lato software, quindi cosa fare poi effettivamente sul telefono per impostarlo nella maniera corretta e andare a spostare tutto quanto nelle varie cartelle. È molto semplice ed è un metodo davvero, a mio avviso, efficace. Però prima ti ricordo, iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per future notifiche. Per te è semplicissimo, basta un pulsante per fare l'iscrizione, anche per mettere un mi piace, attivare la campanella. Se poi vuoi supportare ancora al massimo questo canale, ti ricordo che esiste anche la possibilità dell'abbonamento, mi offri un caffè al mese e continui a supportare questo progetto. Iniziamo a vedere come fare tutto. La prima cosa da fare è spegnere lo smartphone, perché quando andiamo a mettere o estrarre la scheda comunque rischiamo di fare dei guai se lo smartphone è acceso, quindi il consiglio è sempre quello di spegnerlo prima di fare queste operazioni. Andiamo poi a cercare sul nostro smartphone dove è presente questo slot per inserire la micro SD. Dipende dal tipo di smartphone, nel mio caso è nella parte superiore qui in alto. Nelle confezioni di telefoni abbiamo già sempre uno spillino praticamente fatto in modo tipo io uso una graffetta in questo caso molto artigianale, ma abbiamo sempre qualcosina che ci permette di estrarre il carrellino. Se non lo troviamo nella nostra confezione dello smartphone originale, usiamo come in questo caso una spillettina, una graffetta, ed è molto molto artigianale come puoi vedere, però funziona. Spingo nello sportellino, quindi inserisco questa graffetta dello sportellino, ed ecco nel buchettino, nel forellino che è presente, ed ecco che si apre. Come puoi notare, in questo caso ci sono le due tipologie, cioè sia la micro SD sia la scheda, la SIM, che può essere SIM, micro SIM, insomma dipende da quella che stiamo utilizzando. Comunque la scheda è questa, ok, quella, la micro SD che è inserita. Se non l'hai mai inserita, appunto, devi metterne una nuova e la vai a inserire qua, quindi posizionarla all'interno, e dopo, una volta messa la micro SD, vado a reinserire il carrellino e poi riaccendo il telefono. Le micro SD, come ti dicevo, possono essere fatte in vari modi, solitamente le troviamo in vendita così, ti lascio anche qualche link in descrizione su modelli che costano poco, sono validi con l'adattatore. Questa è una tipologia, quindi è presente questo adattatore che è molto molto comodo, perché quando devo andare poi a inserire la micro SD la posso inserire
nell'adattatore, quindi portandola all'interno di questa, questo poi lo leggo come scheda SD, quindi non è più micro, questa è la micro, chiaramente, micro, ok, micro SD, questa la, diventa poi una scheda SD a tutti gli effetti, che poi è utilizzabile anche con macchine fotografiche o altro. Ma quello che è ancora più comodo ed efficace, ecco, è questo, una pennetta, questa pennettina in cui andiamo a inserire la nostra scheda, metto la schedina qui all'interno, e con questa poi la posso leggere in qualsiasi computer, in qualsiasi dispositivo, anche con la televisione. Quindi posso prendere la mia micro SD, metterla su questa scheda, su questa pennetta, e dopo andare a... c'è un lato di inserimento, infatti vediamo il lato giusto, in uno entra e l'altro no, e dopo la leggo con la TV, o comunque per il nostro caso, per trasferire le foto, metto nel PC e nel PC poi riesco a leggere tutto il contenuto della scheda, posso copiare o spostare i file o cancellarli dalla memoria se voglio fare pulizia nel telefono, metterli sul PC e poi avere così la scheda ancora libera per poter caricare altre foto o altri video. Questo è uno strumento utile, ti lascio anche qui qualche link in descrizione, davvero costano pochissimo ma sono molto comodi se non hai uno slot sul computer che ti permette di ospitare queste, insomma puoi comunque leggere la micro SD con queste schede, con queste pennette, ed è davvero molto comodo. Adesso andiamo a vedere lato software, quindi sul telefono direttamente, cosa possiamo fare quando abbiamo inserito la nostra scheda e come andare a spostare i vari file. Eccoci sullo smartphone. Quando andiamo a inserire la nostra schedina SD per la prima volta, molto probabilmente, come puoi notare qui, apparirà scheda SD inserita, quindi ci verrà chiesto cosa vogliamo poi fare con la scheda. Attenzione perché queste opzioni possono variare molto da dispositivo a dispositivo, da marca a marca, ma anche da modello a modello, in base poi alle diverse versioni di Android e tanto altro. Quindi non sono uguali per tutti, ma generalmente viene richiesto, al primo inserimento viene segnalato che c'è una schedina SD e noi possiamo rimuoverla se non va bene, oppure semplicemente aprire e vedere, verificare i file che ci sono. Io adesso qui ho già alcuni file, ma solitamente quando viene inserita vengono poi create queste cartelle, vengono create queste cartelle appositamente, come puoi notare queste, oggi è il 30 gennaio in cui sto registrando, sono tutte state create adesso, quindi state create oggi, perché al primo inserimento della scheda appunto viene creato quello che è questo elenco di gestione con le varie cartelle in cui saranno presenti le foto e tutto quanto. Quindi abbiamo gli vari elementi e noi la possiamo aprire direttamente utilizzando qualsiasi esploratore di file. Infatti nello spazio di archiviazione, come possiamo vedere, abbiamo spazio di archiviazione interno, che è quello appunto la memoria interna, e la scheda SD in questo caso è tutta quasi libera, 8 giga liberi, sono occupati solo 90 mega, che solitamente sono le cose solo di sistema. Possiamo smontarla e formattarla se necessario, quindi possiamo cancellare tutto se vogliamo vuotarla completamente da zero, smontarla se dobbiamo rimuoverla, e adesso andiamo a vedere come andare a trasferire i file. Innanzitutto però un suggerimento, una cosa che normalmente viene fatta in automatico ma che non sempre è così, quindi ti consiglio sempre di andare anche nelle impostazioni della fotocamera, in questo caso appunto ho avviato la fotocamera, clicco sulla rotellina delle impostazioni e verificare che la posizione di archiviazione, come puoi notare in questo caso, sia la scheda SD. Io posso selezionare spazio di archiviazione interno o scheda SD. Naturalmente portarle sull'SD è utile proprio perché abbiamo lo spazio da sfruttare della scheda esterna, che può essere grande quanto o anche di più rispetto allo spazio interno dello smartphone, e in più dopo, come abbiamo visto, possiamo estrarre la scheda, portarla sul PC e trasferire facilmente le foto. Quindi assicuriamoci che le nostre foto e i nostri video vengano scattati e già posizionati in fase di scatto sulla scheda SD. Poi per andare a spostare i file abbiamo diverse possibilità, ci sono tanti strumenti, in questo caso abbiamo quelli di Samsung, ma comunque in qualsiasi smartphone poi abbiamo archivio, gestione file, sono diverse le app ma sempre molto simili, qualsiasi applicazione presente sullo smartphone che permetta di andare a spostare i file. In questo caso appunto sullo Samsung abbiamo archivio. Archivio è quella che abbiamo visto prima come app che permette di andare a prendere, guardare le varie cartelle sulle varie schede, in questo caso gli spazi di archiviazione se sono collegati con Google Drive o altro ancora. E cosa facciamo per andare a spostare dei file se questi non sono già sulla scheda, cioè se non sono presenti sulla scheda? Io semplicemente li vado a individuare, vado solitamente, le foto sono nella cartella DCIM e andiamo sotto camera, vado a prendere. Adesso provo ad andare a prendere questo video ad esempio e anche questo video,
vedi che li ho selezionati, oppure posso andare a prendere un'intera cartella se lì è copiata, comunque se è presente, faccio o sposta o copia. E la scelta è copia, mantengo anche il file sulla memoria interna e quindi rimane sia lì, ma lo porto anche sulla scheda di memoria esterna. Se sposto, sposto, quindi il file non è più sulla memoria interna, va direttamente nella scheda esterna. Io faccio sposta in questo caso, vorrò cercare, faccio sposta e dove lo metto? Torno nelle cartelle, scheda SD, la copio sempre qua in DCM, posso anche creare una cartella, adesso vediamo anche come creare una cartella in più. Camera, sposto qua e faccio sposta qui sulla scheda di memoria. Quindi quando andrò a rimuovere poi la schedina, questi saranno presenti qua sulla scheda e potrò leggerli su PC o metterli sulla pennetta come abbiamo visto, guardarli sulla televisione o anche altro ancora. Se voglio metterli in una cartella un po' più semplice, torno indietro, vedi che posso andare avanti nelle varie cartelle, sono qui in scheda SD e posso cliccare sui tre puntini e fare crea cartella. La chiamo foto e video, foto e video, oppure foto solo o solo video, foto e video, la creo qui. Ecco fatto, così posso andare a prendere direttamente nella memoria interna i miei file e portarli nella cartella foto e video. Andiamo a fare un altro esempio, spostiamoci sempre nello spazio di archiviazione interno, vediamo che posso andare a cercare, posso avere anche la cartella pictures, qui posso avere anche delle foto di Instagram, di Messenger, fatte con varie applicazioni, quelle di Canva, quindi ci sono solitamente le foto e altri elementi realizzati con altre applicazioni. Ad esempio posso andare a prendere, vediamo di Instagram, andare a prendere qualche foto che è salvata qui e prendo questa, posso copiarle anche tutte, posso prenderle come puoi vedere, posso fare seleziona a tutti, posso copiarle tante insieme e anche in questo caso questa vado a copiarla, faccio copia, mi sposto sempre qua nella directory principale, vado scheda SD, foto e video, copia qui. Ok, in questo caso l'ho copiata, quindi l'ho tenuta anche nella memoria interna del telefono e l'ho messa anche sulla scheda di memoria. Andiamo sempre nello spazio di memoria interno, vediamo se ho delle cartelle in questo caso, vediamo se ho già creato qualche... Ecco, cartelle come puoi notare, vedi, ho vacanze 2023. Questa cartella, io ho creato all'interno poi dell'applicazione di galleria, una gallery appunto con tutte le foto vacanze 2023. Io posso semplicemente, tengo premuto sullo smartphone, ok, così, tengo premuto un qualche istante, e posso fare sempre sposta o copia. Adesso se faccio copia, chiaramente ci mette un po', però provo a fare un esempio perché sono tante foto, copia, torno sempre indietro alla mia scheda SD, scheda SD, posso copiarla dentro la cartella foto e video, faccio qui, dentro la cartella foto e video, creo, ecco qua, copio, ecco fa, perfetto. Quindi questa è tutta la gestione della schedina che abbiamo all'interno. Una volta che ho copiato, quindi che ho trasferito tutti i file che mi servono, posso trasferire anche l'intera cartella, questa voglio trasferirla tutta intera, tutta la cartella DCIM che di solito contiene, come dicevamo, tutte le varie foto nelle varie sottocartelle e altro, posso spostare tutta, copiare tutta la cartella direttamente nella scheda. Il mio consiglio è comunque prima magari copia il tutto, se non hai problemi di spazio, che la memoria del telefono è piena, quindi devi liberare assolutamente la memoria interna, fai prima una copia, magari sposti sulla scheda, poi le metti su PC. Quando le foto sono al sicuro direttamente su un altro dispositivo, allora cancella quello che hai copiato, perché c'è il rischio che adesso io faccio, ad esempio, sposto tutte le foto sulla scheda di memoria, sulla SD, ho sposto tutto addirittura, vado a prendere tutto, seleziono e lo sposto sulla scheda SD, va benissimo, sposto tutto, poi tiro fuori l'SD, magari poi la metto nel lettore, mi cade, la perdo, è piccolissima, non so dove l'ho messa e le mie foto sono perse perché non le ho ancora trasferite sul PC o su un altro dispositivo e quindi non ho più la copia interna, non ho più la copia sull'SD perché l'ho persa e ciao, e non ho più le mie foto. Quindi il mio consiglio è prima copiare e dopo andare a eliminare. Se invece sono file magari non importanti o se lo spazio di memoria, questo qui, è pieno, e quindi devo liberare spazio subito, allora in questo caso sposto direttamente i file perché ho bisogno di spazio immediato. Insomma, dipende dalle varie esigenze e ti consiglio sempre di andare a esplorare comunque le varie cartelle, perché le foto possono essere in differenti sottocartelle. In questa qua, ad esempio, movies, ci sono i file che ho fatto con InShot, come puoi notare, ci sono i file quelli di Mobizen, quelli di WhatsApp, alcuni, ci sono vari elementi nelle varie sottocartelle, quindi dobbiamo sempre andare un pochettino a esplorare per trovare i file che abbiamo.
Se non fosse presente sul tuo smartphone una cartella archivio o gestione file, puoi sempre andare a utilizzare questa qua, File di Google. Ne ho parlato anche in un video specifico che ti lascio anche in descrizione. È un'applicazione molto utile per fare pulizia, soprattutto io l'ho guardata, ho fatto il tutorial su questo aspetto in particolare, quello di andare a pulire i file indesiderati, di andare a sistemare lo smartphone e togliere gli elementi, perché è un sistema di pulizia molto valido, come puoi notare, ma ne abbiamo già parlato in un altro video. Però questa applicazione permette anche di andare a gestire i vari file, quindi io posso sempre andare a cliccare e prendere le diverse immagini, le app, tutto quello che ho sul dispositivo. Vado ad esempio nelle immagini e seleziono le immagini che mi servono e vado poi a spostarle, faccio sposta in o copia in questo caso copia, e vado a copiarle nella scheda SD selezionando la cartella. Quindi anche questo è un metodo molto molto semplice, quello di file di Google, molto intuitivo, perché posso andare a selezionare poi le immagini di WhatsApp, le immagini di Snapseed che ho fatto, quelle sono dei videogiochi, le varie cartelle WhatsApp Business, quelle, i documenti, c'è tutto. Posso andare a selezionare, come puoi notare in alto, e scorrere fra tutte le diverse cartelle, quindi posso selezionare tutto quello che mi serve e poi dopo vado a prendere i singoli file o faccio seleziona tutto, vado a copiarli e a spostarli, come appena visto, appunto seleziona tutto e vado a fare magari copia in o sposta in, copia in, vado a selezionare la scheda SD, seleziono dove, faccio anche qui foto e video e faccio copia. È ancora più semplice rispetto ad archivio come strumento, quindi anche questo molto molto comodo per andare a gestire tutti i vari file, quindi puoi gestire tutto davvero in maniera molto molto semplice e andando anche proprio a selezionare le diverse cartelle. Bene, spero che questo video ti sia stato veramente utile, e quindi se lo è stato iscriviti al canale, lascia un like, attiva la campanella per future notifiche. So che per te è molto semplice, per me è molto importante per aiutarmi a far crescere il canale. Ti ricordo che hai anche la possibilità di lasciare un grazie con una piccola donazione col pulsante qui sotto, o gli abbonamenti che sono una donazione ricorrente, mi offri un caffè al mese e sostieni questo progetto. Un saluto da Matteo e alla prossima, ciao!